Cominciata con due occasioni, una per parte che come vedremo non vengono sfruttate, la seconda assai più clamorosa da Vinazzani, è stata una tipica partita di fine stagione con nutrita presenza di giovani, specie in maglia rossoblù. Rarissimi i tiri in porta, l'incontro si è snodato in assoluta mediocrità anche dopo che il Bologna era andato in vantaggio al 17° su calcio piazzato. Colomba appoggia a Savoldi, sul cui spiovente si avventa D'Ossena, che a volo manda alle spalle di Castellini, forse con la complicità di Filippi. 6 minuti dopo, altro errore della difesa napoletana, un pericoloso appoggio all'indietro di Ferrario e a stento deviato. Damiani, che sarà il protagonista partenopeo nel male e nel bene, al 34° scende veloce, resiste a una carica e mette al centro per Musella che colpisce di testa, ma la palla va alta sulla traversa. Poco prima del riposo, rigore a favore del Napoli. Filippi strappa il pallone a un avversario e crossa. Un passo entro l'area, Sali tocca con una mano e Longhi concede la massima punizione. Batte Damiani, bersaglio fallito. Le poche cose viste nella ripresa però, tra cui il gol partenopeo, le fa tutte proprio Damiani che viene più volte fermato in angolo. Sempre Damiani al 23° su un traversone da sinistra salta ed alla meglio sull'esordiente portiere Maurizio Rossi, ma l'azione si spegne sui piedi di D'Ossena che può allontanare con calma. Finché al 26° egli ottiene il pareggio destreggiandosi fra i difensori bolognesi. Rossi riesce a intercettare il destro di Damiani, ma il pallone lo scavalca e si adagia in rete.